l'altro forse lo conoscete, Sere Nere di Tiziano Ferro, che è tutto girato a Trieste in vari punti della città, e c'è anche Melara. Si riconoscono in particolare in Sere Nere queste caratteristiche finestrone rotonde, che molto si vedono anche nella Porta Rossa, e nella Porta Rossa molto è stato utilizzato anche il corridoio in vetro cemento, dove spesso, perché se vi guardate intorno capite quanto è scenografica Melara, non solo per la sua imponenza, no, ma anche per gli elementi architettonici che ha. E poi ne parliamo. Allora, Francesca, tu che qui hai girato insieme a tutti i nostri eroi della Porta Rossa, che cosa succede quando arriva la troupe a Melara? Arrivate col camion? Arriviamo in tantissimi. Allora, innanzitutto io mi presento, perché le dice: questa cosa fa? Sì. Allora, io sono un aiuto regista, lavoro da circa 18 anni, ho cominciato facendo la gavetta qui in regione, quindi Film Commission è nata nel 2000, quindi piano abbiamo creato un service di maestranze locali che si sono formate sul territorio, sui set, per cui, come dire, il set diventa la vera scuola per chi fa cinema e chi vuole fare parte, diciamo, delle maestranze cinematografiche. Io ho cominciato come assistente, quindi in regia c'è un terzo assistente, un secondo assistente, un primo assistente, un secondo aiuto, un primo aiuto a regia. Detto questo, quando ci muoviamo noi siamo circa una settantina di persone, quindi un carrozzone notevole che si sposta sulle varie location. Nella fase di preparazione si scelgono, durante i sopralluoghi, le location. Melara è una di quelle che negli ultimi anni è stata, diciamo, molto gettonata, perché ha una particolare connotazione che è ben visibile, la vedete, e quindi, come diceva prima Elisa, ci sono altre case popolari, anche abbastanza particolari, che però non hanno questa altezza, non hanno la vista di Melara e non hanno la caratteristica, appunto, architettonica che vedete intorno a voi. E anche lo spazio, perché noi arriviamo con una decina di camion giganteschi, dove c'è un camion fattoria, il camion dei macchinisti, degli elettricisti, il camion trucco, il parrucco, e tutti i camion degli attori, che sono i camper, dove loro ovviamente fanno la pausa tra una scena e l'altra, se non girano, si cambiano, e anche passano una gran quantità di tempo se per un tot non girano, e quindi c'è un attore che viene per un'ora sul set, ma magari si deve stare 8 ore, sempre molto contento. Sì. Però in questo contesto, diciamo, riusciamo assolutamente a spostarci in maniera comoda, perché posizionare tutti questi camion non è semplicissimo, soprattutto in centro città, quando giriamo nelle parti centrali, nelle vie più strette, più piccole e via dicendo. Invece qua, diciamo, c'è uno spazio che permette, diciamo, tutto lo spiazzo centrale era occupato dai nostri camion, e poi in alcune situazioni abbiamo potuto usufruire di degli appartamenti dismessi molto piccoli, che in realtà diventavano anch'essi un campo base per gli attori, cioè vuol dire che potevano stare là nel momento in cui, al posto di stare in camper, soprattutto con 2 gradi, attrezziamo delle stanze in cui gli attori possono rimanere là, mangiare lì, e quindi stare più vicino al set e, diciamo, stare un po' più comodi.